racconti come hai lavorato e quindi come hai scritto questo documentario. Abbiamo lavorato soprattutto sull'affetto. Difficilissimo invece è stato diciamo, raccontare Piera a teatro, perché ci sono pochissimi materiali di repertorio. Allora abbiamo optato per le fotografie e per far muovere le fotografie per tornare, e forse è stata anche la scelta giusta. Ho capito di più cosa vuol dire essere attori. Qui si parla di vita, si parla di esperienze personali, situazioni familiari non molto congeniali, però poi trasformate in quest'arte che è bellissima, che tutti vogliono fare. Invece io volevo fare il teatro, perché sostenevo che il cinema è centimetrale, cioè sta lì, pipì. Invece in teatro potevo ecco, muovere le braccia, fare così. Così io facevo sempre questa lotta che ho avuto con il tempo, che qui si vede solo con l'orologio alla fine. Secondo me io ho un po' vinto, perché c'è una piazza dove l'orologio è fermo, ovviamente, è la piazza dell'orologio. Quello che io non ho detto qui, vedo adesso così, con chiarezza, è questo rapporto con il tempo. Che ho fatto il teatro per fermare il tempo e non ci sono riuscita. Abbiamo lavorato tantissimo sulle parole e dunque è venuto fuori tutte le storie di Piera, tutte queste parole. Però è stato molto lungo, però anche molto, come dire, molto più bello. Cioè, ci siamo dimenticati delle immagini, di certe imperfezioni, perché molti materiali d'archivio sono brutti anche esteticamente, però con Piera che evoca quei momenti diventa tutto molto, molto lirico, molto, molto, molto forte. Ci tenevamo tantissimo a stare qui, diciamo, qui con voi, dunque vi ringraziamo Visione Italiana e tutti quanti. E il film poi fa parte di Docking Tour, che è la rassegna dove il documentario emiliano, che parlano di personaggi illustri dell'Emilia, girano per l'Emilia. Secondo me non dovresti avere questa paura del tempo, perché il tempo è qualcosa che noi non possiamo fermare, e l'importante è arrivare sempre in tempo nel tempo.